Hola, arriva il pezzo di Dani tra 3, 2, 1! Cioè, io non lo sono aspettata neanche. Ci ho fatto anche l'introduzione. Ti ho fatto anche l'introduzione, che cazzo vuoi? Grazie. Molto bene, dai, benvenuti al terzo episodio di... ancora dobbiamo decidere della rubrica in cui commentiamo i video, esatto, più trash della rete. Esatto. Allora, in questa puntata commentiamo una nuova canzone neomelodica, scusate ma si piazzano, cioè sono troppo belli. Tony Brina, Nutelegramma, hanno acceso benzinaio. Tra l'altro nell'anteprima sembra una specie di Rosy Muniz senza barba, no, senza baffi. No, nell'anteprima è tale quale Maradona, secondo me. E tra l'altro nel canale i capolavori di Pino Di Mai, capolavori. Cioè, allora, 231 iscritti, 369.984 video di oltre piazze, Dani. Cioè, io non so. Cominciamo. Vai. Sì. Vuole con noi Tony Bruna. Ah, ma cos'è? Proprio una trasmissione sarà di Napoli dove canta? Ma allora non è il video musicale. Però sentiamo come canta. Sentiamo come perché canta sto Muniz. Hanno acceso un benzinaio, secondo me merita. Telegramma. C'è il sottotitolo. Ah, sì, ci sono i sottotitoli, cioè. E diceva, vieni subito da casa. Cerco un permesso, capito? Oh mamma, è una storia triste. Ma sto a buono. Abbracci e baci. A mamma Salvatore. Dai capelli. E invece papà. No, ma un po' di rispetto, era morto suo padre. Ma la ritta verità. Cioè scusa, è morto il padre, fa la canzone. C'era la bagascia. Ma scusami, gli muore il padre, fa la canzone. Ha detto che gli è morto il padre, acclamalo. Quindi stava sul cazzo sti qua. Il padre era il benzinaio. Ah, allora posso dire ho ucciso mio padre. Ma che devo specificare il ruolo? Ah, ma ci stai preoccupando che gli ha fottuto l'incasso? Ma è il playback. Cosa vuol dire sergentino? Ma la il benzinaio non è che sta divisa, cioè. Perché? Beh, è chiaro, ti ammazzano il padre e quindi tu devi dire come chi ti ha ammazzato il padre, mi sembra chiaro. Ma perché gli hanno fottuto l'incasso della giornata? Ma è per quello che sei incazzato. Mica perché è morto il padre. Cioè, capito, questa è la brava del tirassegno, quindi è convinto di saper sparare perfettamente. Sì, secondo me sparavo con le pic, con le casse della pic. Ma questo è degli anni 80, io lo spero per loro, perché sennò c'è sì, lo spero anch'io. Ma poi sentite la base, cioè. E certo. Cosa vuol dire? No, ma basta lì a farti fare un omicidio e poi ti raccompagni in braccio. Sì, sì. Ti fai i coccolini. Guarda come ha preso lui. Guarda, poverino, oh, gli è morto patata. Piccino. Ma pure armonizzata sta canzone. Cosa vuol dire? Come andare in bicicletta, c'è una volta che lo sai, capisci? Mamma, è uno spiro della malavita che mi ha detto che erano i rapinatori. Ah, hai capito. Lui pensava che fosse un altro benzinaio a rubarli. Ah, e invece sono i rapinatori. Deve portare lava secco, bravo. Grazie per i sottotitoli perché non avremmo capito un cazzo. Madonna, la pelle d'oro. È lo spirito del benzinaio che... Bravo! È solo una parola, stica. Solo una parola, o benzinaio. Comunque, veramente...
Hanno ucciso Benzenaia, ci hanno rubato tutto in gas. Cioè, allora, sintesi, hanno ucciso Benzenaia, no? La madre gli ha detto, guarda che devono essere stati rapinatori. No! Quindi vai a uccidere i rapinatori. Esatto. Okay. Già che da piccolino eri bravo con il tiro al bersaglio, probabilmente li prendi con la fionda, capito? Ho capito. Ah, beh. No, molto, molto interessante questa cosa. Va bene, insomma. Va bene. Anche questa tra l'altro, puntata... scusa, no, c'è qualcosa che non torna. All'inizio non ha detto che la mamma gli ha scritto un telegramma che papà non stava bene. Cioè, perché su qua ci ha messo una settimana, tipo... Mi brucia un po' qua, devi avere la gastrite. Non lo so, cioè, non sono stato così tanto attento alla storia. Se non stava tanto bene e l'hanno accoltellato, cos'è stata una settimana tipo mi brucia un po' qua, ho la gastrite. Oh, c'ho un coltello incastrato nello stomaco, sarà quello. Cosa vuol dire? Ma c'è ancora il coltello incastrato. Aspetta che provo a... Manda telegramma figlio. Hanno ucciso benzinaia. Ma come si fa? Che stava sotto al ponte. Il famosissimo benzinaio. Tutti i benzinai stanno fanno troppo sotto affari, un ponte. Sì, piccini, l'alluvione è caduta. Va bene. Va bene, questo è tutto. Ciao dalla fine. Grazie di Dani. Spero vi piaccia questa rubrica perché abbiamo fatto 3 puntate. E no, ne fermo la quarta. Secondo me, però pochissimo. Okay. Sì. Beh, ciao. Qual è il capezzolo qui? Sì, no. Questo.